dire, peccato che quest'anno non posso festeggiare anch'io il 70° compleanno, perché ho festeggiato qualcuno di più, perché altrimenti sarebbe stata una bella congiunzione. Comunque sono qui come investor di Regional Vice President della Regione Mediterranea e devo dirvi sono felicissimo che ancora una volta il capitolo di Roma e il capitolo di Napoli, ecco, la nostra regione, abbiano ottenuto degli awards. In particolare ce ne sono, ce n'è uno al quale tengo in particolar modo, che è l'awards per il capitolo studenti dell'Aquila. L'Aquila mi sta nel cuore, perché nel 2010 organizzammo un concerto di beneficenza e con i soldi che raccoglievo in quella occasione aiutammo l'Università dell'Aquila a risorgere, e in particolare abbiamo finanziato la costituzione del laboratorio di geomatica. Ecco, sono contento che dopo un certo numero di anni è nato anche un capitolo studenti nell'Università dell'Aquila e abbiano ottenuto dei riconoscimenti internazionali. Ultimamente siamo stati, se non mi sbaglio, era a Berlino, hanno fatto delle presentazioni e abbiamo avuto un riconoscimento formale della ottima qualità, della straordinaria qualità di questi ragazzi che si stanno dando da fare. La futura FCN per Roma. Quindi vorrei chiamare qui la professoressa Donatella Domenici, che non vedo, per consegnarle formalmente l'award. Ecco, fai venire almeno un rappresentante dei ragazzi, dai. Quindi. Sono contentissimo, tra l'altro mi pare proprio lui quello che ha vinto, che ha riscosso, ha preso il best paper, che era Berlino, se non mi ricordo bene. Ecco, quindi volevo dirvi, quindi quando abbiamo fatto qualcosa di abbiamo voluto utilizzare quei fondi per qualcosa di reale, e devo dirvi sono contentissimo di sapere che il laboratorio di geomatica sta andando benissimo, e tra l'altro è utile proprio in queste circostanze. Devo dirvi, abbiamo cercato anche di fare un'altra cosa, di promuovere l'utilizzo dei droni proprio per la geomatica. Quindi devo dirvi, abbiamo fatto, come associazione sono contentissimo che abbiamo diffuso un certo tipo di cultura e un certo tipo di capacità, che adesso è entrata all'università, adesso pian piano, non so se avete visto, adesso stanno entrando dappertutto i droni, tra un po' anche i bambini ci giocheranno, per cui i miei nipoti già mi hanno chiesto di comprargliene uno con la telecamera, per dirvi a che punto stiamo. Ecco, quindi sono felicissimo di consegnare, lo consegno al ragazzo, di consegnare il nastro del chapter al capitolo studenti dell'Aquila, sperando che questo faccia un incentivo per migliorare sempre. Devo dirvi che tra l'altro sono contento perché AFCEA Europe, grazie al nostro intervento, finanzia i viaggi dei ragazzi che fanno queste conferenze internazionali, non solo, ma vengono ospitati in genere in strutture, proprio per cercare di strutture militari, per cercare di ridurre le spese. Quindi questa è una cosa molto bella, permette anche a loro di conoscere altra gente, e questo è fondamentale, importantissimo, l'importanza dell'internazionalizzazione. Bene, grazie infinite e in bocca al lupo. Grazie. Il prossimo è di Mario Nicolella, presente del capitolo di Napoli. Anche il capitolo di Napoli ha ricevuto l'award 2015, e credo di averne un altro nel cassettino della scrivania a Viarno, quindi non ci sono passato, sono di qua, e credo sia del 2013, quindi questo qui, quindi è già, ecco, già il secondo award che avete come capitolo. È un capitolo che stiamo cercando di far crescere. Ho chiesto a Giosuè Grimaldi, che è responsabile del, come si chiama la tua organizzazione? Ecco, di collaborare insieme, perché lui si occupa della parte geopolitica, della parte che abbiamo, e voi potete, ecco, in qualche modo costruire degli eventi in cui l'industria possa dare il suo contributo. Anche a te rinnovo gli auguri e alla prossima. E ultimo, ma non meno importante, il capitolo di Roma, che ha ricevuto ben due awards, quello del 15 e quello del 16, quindi due awards del capitolo di Roma.
quest'anno siamo andati maluccio perché qualche anno fa ne abbiamo avuto addirittura 5 in un anno, quest'anno solo 3. Quest'anno soltanto 3, ne abbiamo di 2 più 1, 3 che. Quello al capitolo e 2 ai meritori del servizio. Ai meritori del servizio, quindi siamo su una buona strada, nonostante il capitolo di Roma, o meglio in Italia, subiamo un po', soffriamo un po' per la crisi, nonostante tutto riusciamo ancora a essere protagonisti sulla scena internazionale. Diceva Lucio Accardo prima che leggendo Signal il capitolo di Roma compare sempre. Ecco, questo è molto importante, devo dire, questo lo dobbiamo ai nostri soci e al loro impegno. Bene, caro Antonio, io a questo punto come regional vice president chiudo qui e ti passo la parola per il proseguimento. Come anticipato, ci sarebbero stati altri due premi, Meritorious Award, Meritorious Service Award, all'ingegner Mauro Cigarini, coordinatore del nostro comitato tecnico-scientifico, e a Mario De Lucia, che cura i rapporti appunto con Accenture Research. Sono bloccati si sa dove, spersi nel traffico, quindi le consegneremo successivamente. Ci stiamo impegnando quest'anno anche per cercare di ottenere premi anche per il prossimo anno e se avremo modo di rivederci e vi aggiorneremo su quello che riusciremo a fare quest'anno.